detto questo, io quello che sto scoprendo, anche rispetto a un'esperienza che io racconto nel libro, non particolarmente felice, diciamo, la Raccontiamola. racconto, perché io ero segretaria dei DS a Genova, era la prima volta che una donna faceva la segretaria dei DS, non venivo se non per l'ultimo anno dalla storia del Partito Comunista, nel senso che mi sono iscritta all'ultimo anno, l'anno della svolta, e quindi un partito operaista, un po' maschilista come Genova, era abbastanza strano. Succede che rimango incinta della mia seconda figlia mentre il mio nome stava girando come possibile candidata in Parlamento. Quello che è successo è un'esperienza particolare perché di fatto che cosa è successo? Gli uomini hanno organizzato una riunione di donne, cioè la mitica commissione femminile, diciamo, dell'ex vice, che è stata partecipatissima, in cui si sono viste donne che non si erano mai viste a nessun'altra riunione. E l'evento, il clou della riunione era parlare ovviamente delle candidature al femminile che si potevano fare e il centro, l'obiettivo della riunione era dire che io non mi potevo candidare Perché perché ero incinta. E questo l'aveva detto la responsabile femminile del DS, cioè che rispetto alla cultura della sinistra, mi era sembrato una cosa cioè, lei si è incredibile. alzata e ha detto no, scusi Lei ha Pinocchio, cosa non detto, si può. mi pare, cioè una persona che aspetta un bambino, insomma, ha tanto da fare, bisogna avere il senso del limite. E questa cosa invece cozzava, diciamo, con l'educazione che mi era stata data in casa. Io vengo da una famiglia, mio padre era un operaio, mia mamma, figlia di mezzadri, aveva poi aperto una trattoria a San Pier d'Arena, dove, Dove tu diciamo, stavi spesso dentro. e dove io stavo spesso, diciamo. E mio papà, che pur essendo un uomo molto semplice, che aveva fatto la terza media, però mi diceva sempre: guarda, che le ragazze, le donne devono poter fare tutto quello che fanno gli uomini. Quindi a 18 anni devi prendere la patente, devi comunque laurearti prima di sposarti perché devi avere una tua indipendenza economica, perché non si sa mai nella vita. Quindi io ero comunque cresciuta con questa idea. Quindi che mi venisse da una donna e da un partito dove io non immaginavo di trovare quel tipo di cultura, questo tipo di affermazione in realtà non nasceva dalle donne, nasceva dal fatto che io andavo a coprire un posto in lista che voleva invece prendere un uomo e quindi fermare me era funzionale a quello. Quindi in realtà cherchez l'homme e non cherchez la femme in questo caso.